Tutti oggi siamo nella parte costella e come potete vedere dall'immagine dall'alto praticamente questa è la parte sotto l'olivetto, la parte dell'olivetto l'ho chiamata costella 2 perché è un po' il prolungamento di quest'area, ho preferito dividere quest'area in due a parte perché sarebbe stata un'area forse troppo grande tutta insieme e anche per il semplice motivo che praticamente la parte sopra viene divisa naturalmente da una strada che passa in mezzo e quindi mi sembrava giusto dividerla in due anche perché la parte sopra dell'oliveto è praticamente tutto olivetto mentre qua sotto eh, la, la situazione è un po' eh, differente ora vi faccio fare un giretto ora vi giro anche la videocamera davanti così vi faccio vedere un po' tutto allora se vi ricordate questa è la zona dove più o meno avevo registrato eh, là da quelle parti il primo video del progetto questa praticamente è la strada da cui sono arrivato adesso e che funge un po da confine tra i campi di mio zio che sono quelli sopra e i campi di mio papà che sono quelli sopra. Allora poi tra l'altro questa strada continua e di lì praticamente c'è vi faccio vedere già che ci sono c'è eh, un cancello che permette di accedere al boschetto e qua sopra tra l'altro c'è anche una, una strada. Da una parte c'è un viottolo che arriva praticamente di là all'Oliveto di Giovanni mentre salendo su per questa strada qua si arriva praticamente all'Oliveto volendo. Come avrete visto quest'area qua è caratterizzata da praticamente ehm, tanti, noi li chiamiamo poggi, rive eh, comunque insomma non è, non è piana, ora mi sfugge un attimo il termine però è, è niente, non mi, quando non viene il termine non viene comunque è caratterizzata da oh, ho messo un piede dentro un buco comunque eh, è fatta un po' così e tra l'altro come possiamo vedere qua ci sono dei cerri che non dovrebbero esserci, dei rovi insomma è un po' da ripulire in, in tante zone questa parte qua è piana, è stata spianata. e Pensavamo anche di spianarne un ulteriore magari 5-6-7 metri in qua per agevolare proprio le manutenzioni. Come avrete anche visto, ci sono degli alveari là al centro e che non vengono gestiti da noi, ma da un amico di mio papà. Comunque, le api sono comode per l'impollinamento, l'impollinazione, non so come si dice delle, delle piante da frutto. Ecco. Allora, qua vedete pieno pieno di rovi. Ora comunque ci facciamo un giro sul confine in modo che possiate vedere un po' tutta quest'area e nel frattempo magari ci facciamo anche una chiacchieratina per quanto riguarda proprio la, la costruzione di questo progetto. Il mio obiettivo primario, è proprio la mission del progetto, è quella di dare delle eh, indicazioni, eh, dare informazioni, espronare, incentivare i giovani a tornare un po' all'agricoltura perché credo sia molto importante. Chiaramente da solo non posso fare tutto, sarò supportato da diverse aziende, da diversi anche professionisti, agronomi, eccetera, eccetera, che mi aiuteranno anche e soprattutto a dare informazioni, quindi non solo con attrezzature, eccetera, a gestire il tutto, ma a far capire alcuni concetti molto importanti per chi magari in una situazione simile, che ha un terreno... Che vuole mantenere o per chi vuole anche avviare un'azienda agricola chiaramente ci saranno tantissimi contenuti alcuni dei quali più tecnici saranno riservati ai top farmer vip quindi per accedere a quest'area diciamo più professionale ti lascio il, le informazioni in descrizione video qui siamo arrivati al margine di quest'area infatti lì sopra c'è l'olivetto vedete da lì praticamente questa è quella strada di cui vi parlavo prima, ve la faccio anche vedere già che ci sono. Qua come vedete è, era tutto vigneto un tempo. Questa è la strada che praticamente sbuca lì in cima nel, nell'olivetto e il confine è proprio dato dalla strada. Quest'area c'è di buono che è tutta recintata, quindi in teoria qua dentro non entra cinghiali, caprioli eccetera eccetera e il problema è che è da gestire e il problema più grosso sono proprio le rive ecco il termine che volevo dire prima era terrazzamenti che non è poi particolarmente difficile quindi quest'area è tutta disposta a terrazzamenti ok alcuni abbastanza bassi altri piuttosto ripidi come ora andremo a vedere un altro aspetto che ci tengo a, a chiarire ecco io non ho eh, diciamo questo progetto lo porterei avanti come già detto anche se non avessi YouTube, anche se non avessi sponsor eccetera, eccetera, per il semplice motivo che mi piace farlo, mi dà soddisfazione. Poi guardate che bel posto: voglio dire, chi non lo farebbe? E, e non ho diciamo, interessi a creare guadagni a livello economico. A me va bene che tutto quello che esce me lo mangio io e la famiglia, non è un problema. Non ho improntato questo progetto, diciamo, per trarne una rendita economica, questo è importante e che bello che è l'oliveto anche comunque visto da qua sotto. Fortunatamente, diciamo nel tempo mi sono creato delle sfruttando delle attività non tradizionali, delle entrate che mi consentono di avere sia il tempo libero che anche i soldi sufficienti per non dover fare un lavoro tradizionale, ecco, questo è molto importante. Anche YouTube, per dire, è un'entrata comunque che mi consente di avere tempo libero e anche i soldi per magari fare questi progetti chiaramente per il momento youtube non sarebbe sufficiente a sostenermi però è comunque un aiuto allora, qui tra l'altro come avrete intuito cioè come avete visto ci sono anche degli olivi non tanti ce n'è uno due questo piccolino questo quest'altro piccolino e quest'altro sempre sono tutti abbastanza piccoli comunque e ce ne sono quattro ora stiamo arrivando al margine di questa area come possiamo vedere stavo per cadere come possiamo vedere qui c'è la strada che funge proprio da limite e che porta praticamente all'olivetto ora io direi che ci apprestiamo a scendere stando attenti a non cadere vedete qua quanti rovi andiamo a vedere un attimino questa piana prima di scendere questa piana è abbastanza larga insomma non è che sia larghissima saranno 2 metri e mezzo 3 qua si allarga un po' di più e, e lì ci sono le, le api, chiaramente dobbiamo considerare il discorso delle api, anche perché ovviamente eh, non, diciamo, io sono felice di averle nel terreno, però dobbiamo fare, cioè non, non ci si può andare troppo intorno, se non attrezzandosi con una tuta, perché se non ho capito male ci sono anche alcune famiglie magari che, di api che possono essere anche aggressive, quindi è meglio non, eh, non andarci intorno e sicuramente l'intorno non si potranno usare. Prodotti che eh, le avvelenino, ecco, anche se di base nel terreno io punterò a un qualcosa di totalmente, per quanto possibile, naturale e biologico, ovviamente, anche perché se le cose me le mangio io, non vedo che interesse ci sarebbe nel usare prodotti che possono far male. Allora, qui c'è una stradina che praticamente divide il terreno di mio zio da quello di mio papà. E tra l'altro, questa strada ora è bloccata dalla recinzione stessa, quindi, qua a me, ad esempio, piacerebbe molto poter mettere un cancello. Fare un cancello non è che ci voglia molto a farlo, a dire il vero, eh, però va fatto bene. Fare un cancello che mi permette eventualmente di, di uscire, anche se posso passare anche dall'altra strada che vi ho fatto vedere dal bosco, che forse effettivamente è anche più pratica perché già il cancello c'è là, quindi diciamo che non è essenziale, questa cosa. Comunque qui andiamo a scendere, è abbastanza ripida questa strada, qua possiamo vedere tanti rovi, degli arbusti, ci sono delle piante da frutto che mio papà aveva anche innestato, qua sono disposte tutte abbastanza in modo un po' disordinato, a me piacerebbe ridare ordine. Vedete qua come, cioè comunque come sono alte queste rive, sono molto alte e quindi bisogna capire anche un po' come poterle poi eh, gestire. Qua c'è pieno di rovi. Fortunatamente le parti piane con un trattore con un qualsiasi attrezzo si puliscono, il problema è gestire poi appunto le parti inclinate. Io non ho eh, ad esempio trincia su bracci e cose di questo tipo, almeno per il momento e quindi l'idea ora poi valuteremo con l'agronomo tutto è quello di eh, eventualmente mettere qualcosa di tappezzante non lo so. Questo comunque è il, è il famoso bivio dove c'è questa questa strada che ridivide la parte di mio papà da quella di mio zio e quest'altra strada qua giù che eh, arriva nella, nella parte dell'oliveto di mio zio e poi c'è di nuovo questa strada dalla quale praticamente siamo partiti prima che ridivide a sinistra i treni di mio zio, a destra quelli di mio papà. Vedete che sono piuttosto ripide queste rive. Eh? Quindi qua c'è addirittura, vedete, proprio un vecchio muro molto, molto antico sarà questo immagino. E un tempo mi spiegava mio papà, terrazzavano tutto a parte che qua era inevitabile perché sennò veniva molto, veramente troppo ripida. Questa parte, ma terrazzavano perché, comunque, eh, per come erano gestite le, le varie cose. Ad esempio, loro sui, sulle rive di questo tipo lasciavano crescere l'erba, la tagliavano e ci facevano il fieno. Quindi a loro veniva comodo la, una disposizione di questo tipo. però ripeto, in quest'area qua. Sarebbe stata anche ad oggi indispensabile perché non sarebbe un terreno veramente un po' troppo ripido da gestire. Ecco, e così siamo tornati all'inizio. Ecco quindi, come sempre, mi raccomando: quello che mi interessa veramente è interagire con voi, e spesso e volentieri nei commenti, magari grazie ai vostri commenti, appunto, prendo dei, degli spunti, delle idee. Quindi è molto importante che ognuno mi dica cosa ne pensa, cosa ci farebbe, eh, come gestirebbe le, le rive eh, e tutte queste cose qua. Quindi semplicemente anche se il video ti è piaciuto ovviamente metti un mi piace per non perderti i prossimi video, ce ne saranno tantissimi, iscriviti al canale e non perderti anche il servizio Top Farmer VIP perché faremo anche tante live, tanti videocorsi in diretta o meno con eh, gli agronomi. Quindi mi raccomando informazioni di grande qualità per tutti. E detto questo io ti saluto e ci vediamo a presto con un altro video. Ciao!